Sono uscita fino in mezzo alla strada, ancora urlava il terremoto, perché non è stato un terremoto silenzioso, è stato arrabbiato. Di terremoti ne ho sentiti tanti, ma questo è stato orrendo. Il terremoto non era pieno il paese il 24 di agosto, ma era strapieno di gente e perciò abbiamo avuto tante disgrazie anche qui, tante. Insomma, mi ha letto, ho sentito il terremoto, ho saltato due o tre camere, ho fatto le scale, sono uscita fino in mezzo alla strada, ancora urlava. Il terremoto, perché non è stato un terremoto silenzioso, è stato arrabbiato. Le case sono partite in pieno, non si riconosce più neanche il paese dove stava. Le polveri si alzavano a tutte parti, era un polverone, una cosa da non... Non si riesce, non lo so, nemmeno a parlare. Ancora si sentivano le grida di tutte. È diventato un silenzio allora lì, perché quelle che urlavano non c'erano più. Tanti amici abbiamo perso, tanti per carità. Tantissimi amici, gente che lavorava con me. E di terremoti ne ho sentiti tanti, ma questo è stato orrendo. Casa mia, non posso dirle quando ero innamorata, veramente. Tanto, tanto, tanto. La vedo da qui. Purtroppo la vedo da qui, che non mi ospita più. Io dico più, perché non ci sarà più il tempo di potermi... Però... A casa mia c'erano tre camere da letto, c'era la cucina, c'era la sala e ci stavano due cantine grandi. E adesso c'è un cumulo di sassi e basta. E ringraziando Dio anche quello che non ci ha voluto, perché io, mio genero e mia figlia stavamo dentro. Tutte crollate, tutte, tutte, ma sono tutte da portare via, da fare pulizia qui. Qui non ce n'è una che... Mi manca la mia casa, la mia chiesa, mi manca il mio cimitero, mi manca tutto. Isolati, sì. Ci incontriamo tutte persone sofferenti e andiamo avanti la partita, come si dice. Non stiamo bene perché siamo alle ristrettezze proprio di dormire, per muoverci, per tutto. E ecco, nelle casette, così che vengono le mie figlie, non ho possibilità di ospitarle per dormire, perché siamo in tre, due sorelle, una 98 anni. Non è casa tua, no, no, non è casa tua. Anche fosse più comoda di come è, perché comoda non è purtroppo per me, però sto a casa mia.